Diventano dei risultati straordinari. Orio del Rio a far danni a livello nazionale, però io me lo ricordo Del Rio che diceva: io una volta che lascio il posto da sindaco torno a fare il ricercatore. Tra un po' andrà dall'altra parte e farà il ricercato. Comunque, signori, è inutile che io vi dica le stesse cose che vi hanno detto loro, le robe. Qui è successo qualcosa, ma in me, per esempio, e anche in voi. Io sono sempre quello, Sono sempre quello lì che grida, dice le parolacce, che viene tacciato come il fascistello populista, che dice le parolacce, che è volgare, che è rabbioso, che è cattivo. Il nano ha detto che io sono cattivo. Io per il nano... Perché vuole spaventare la gente della mia età, i settantenni, che dico: state attenti, quello lì arriva, vi taglia la pensione. È vero, io la taglio, la tagliamo la pensione, mettiamo un bel limite a 5.000 euro lordi di massima e con la differenza portiamo sulle minime. Quindi i pensionati che avranno 7, 8, 10, 20, 30.000 euro di pensione dovranno pensare che io sono cattivo, ma io sono cattivissimo col nano. E allora questo nano e questo Renzi, questo Bettino, non mi viene neanche voglia di scherzarci. Ho letto un libro di Edgar Allan Poe dove lui narra di una tortura medievale che si chiamava Il morto e il vivo. La tortura era legare un morto a un vivo. Quando vedo Renzi e Berlusconi non so chi cazzo è il vivo. Allora sono lì, attaccati. Uno che si difende dall'altro, quell'altro che un giorno dice una cosa, il giorno dopo la smentisce. Viviamo nella menzogna, sta crollando un sistema e meno male che viene giù. E non è la rabbia o la cattiveria che lo fa venire giù, è qualcosa di diverso. Qui, che siamo nel regno delle cooperative, in grazia dell'uomo che l'ha inventata, il sogno del comunismo. Era meraviglioso il sogno del comunismo. Chi non era comunista da giovane, della nostra età? La solidarietà, i festival dell'unità, tu friggi, io servo. Era bellissimo, poi è stato applicato male, è svanito. E allora poi è arrivato il capitalismo. E questo capitalismo non è stato applicato male, è proprio così. È un capitalismo di rapina che non prevede la democrazia. È un capitalismo di banche e di finanza. E poi dicono che c'è la mafia collusa. Collusa di cosa? Non c'è più collusione tra mafia, imprenditoria. Non vedete che oggi le associazioni a delinquere sono completamente cambiate? Sono le parole che ci depistano: mafia, associazione a delinquere. Pensiamo che sia sempre la stessa cosa, che sia il dottor Curto che dice la minchia della minchia. Non è così. Oggi un'associazione a delinquere di stampo mafioso è composto da un banchiere, un uomo d'affari, un notaio, un commercialista, un magistrato. E a volte non c'è neanche il mafioso. È questo, è la legge che è diventata antilegge, è la legge che è diventata fuori legge. E allora ci sono i delinquenti a norma di legge, ma sono anni che dico queste cose, io sono sempre lo stesso, con una difficoltà in più, che io non mi considero più un comico e forse non lo sono più. Allora non ho il beneficio di satira, se dico una parola, prima mi difendevo davanti ai magistrati, dicevo: ma è satira, ha diritto di satira. Adesso non è così, mi scappa una parola, c'è una denuncia. Parlo di psiconano, l'associazione dei nani, ma ti denunciamo se ci dici. L'associazione psicotici, che è quasi tutto il PD, mi hanno detto: anche noi ti denunciamo. Ma qui cos'è cambiato? Il comunismo, il comunismo c'era il PC, non è neanche riuscito a fare una lista il PC, nel regno dove è nato il PC. Vuol dire che non c'è più il PC. Si è trasformato in qualcosa. Oggi non ci sono, c'è la seconda generazione e non sono più i figli degli operai, sono i figli dei massoni che hanno preso il posto di questa gente qua. E siamo in questo caso, e siamo in questo capitalismo che non prevede, che non è applicato male. È questo, il capitalismo sfonda, fa migliaia di morti, azzera una nazione come la Grecia. La Grecia rappresentava il 2% dell'Europa. Si poteva salvare,
Ma il capitalismo non prevede salvamenti, disintegra e passa a un'altra nazione, passa a Malta, a Portogallo, passa alla Francia, alla Spagna, passa all'Italia. E allora è un capitalismo che non prevede la democrazia, è l'essenza del capitalismo. Infatti funziona in Cina perché sopra ci sono i vecchi maoisti. Allora noi siamo stati costretti, io sono stato costretto, non per scelta, a immaginarmi un piano B. Se non funziona più, un piano B. Io potevo starmene a casa mia, nella mia villa, ma avete fatto fare una vita di 42 anni di spettacoli meravigliosa. Sono benestante, c'ho la villa col mio cancello elettrico. Non mi vergogno se ho guadagnato dei soldi, me li avete fatti guadagnare voi. Aspetta. Non ve li ho presi dalle tasse. Siete venuti pagando un biglietto, domanda e offerta. Bene, potevo starmene lì, ma avevo gli stessi problemi dei miei coetanei con i loro figli. Io ce n'ho sei, uno in Australia, l'altro che va in Canada, uno torna, uno lo licenziano il sabato e lo assumono lunedì, alla domenica è uno straccio, dice babbo, che cazzo devo fare, chi sono io alla domenica? Allora ho detto esco e faccio qualcosa, do un po' della mia popolarità, del mio tempo e anche dei miei soldi agli altri. Non sono più buono degli altri, non sono più buono degli altri. L'ho fatto per non invecchiare, l'ho fatto per me, per non starmene in casa lì, con le pantofole. E allora sono uscito, ho detto cazzo, bisogna fare qualcosa per i nostri figli, per vedere uno scompenso così di valori. Giovani che se ne vanno, vecchi che lavorano fino a 70 anni. Ho detto ma che cazzo di... Ha detto bene Galappini, un paese alla rovescia. Calvino parlava del castello dei destini incrociati, con questo che viveva con la testa in giù, coi piedi appeso. Orlando viveva coi piedi appesi e quando volevano tirarlo giù, lui diceva no, sto per... adesso capisco il mondo che mi circonda. Ed è questo. E allora ecco, che vai a vedere una partita di calcio, vedi questi scompensi, non riesci a capire, sei depistato dall'informazione. Allora pensi che questo Jenny a Carogna ha fatto tutto lui, in fondo Jenny a Carogna ha trattato, ha evitato degli scontri, ha fatto giocare a pallone, per l'amor di Dio, la violenza è da bandire, ma prendersela tutta con lui, con Jenny a Carogna sul prato di gioco. E Renzi a menzogna sopra. E io ho visto questa roba qua, trattare, quindi senza possibilità. E ho visto suonare l'inno italiano con lo stadio che fischiava. L'avrei fischiato anch'io lo Stato italiano, perché non c'è più da anni lo Stato italiano. E allora, i geni della Carogna non si combattono con i decreti legge e con la privazione della libertà e col carcere, si combattono facendo diventare lo Stato italiano in un modo diverso. E allora è peggio vedere trattare la polizia con dei geni la Carogna, o è peggio vedere il nostro Presidente della Repubblica che riceve un condannato in via definitiva al Quirinale? Qual è peggio? Che cos'è? Ecco perché poi i veneti se ne vogliono andare, i napoletani non ci stanno più, i siciliani vogliono andare per conto loro. E con queste armi far diventare lo Stato che esista, perché non c'è più, è coricato per terra. E oggi vive la menzogna, avvalato da queste emittenti qua. E tutti che mi dicono vai in televisione, vai a convincere gli anziani, perché noi siamo molto forti nelle classi giovani, ma abbiamo pochissime percentuali, pochissima... gradimento dei 65-70, quelli della mia età, hanno paura perché il nano va lì a dirgli delle cose, hanno paura perché c'è uno che grida, Dio mio, che dice parolacce, che è arrabbiato, e allora hanno paura. Ma la mia rabbia non è violenza, la nostra rabbia è stata una cosa meravigliosa, è stata una rabbia democratica che ci ha unito in un sogno di 10 milioni di italiani, ma quale rabbia? E la parolaccia, Dio mio, io rivaluto la parolaccia, e per me è più parolaccia dire escort che puttana. Allora diamo un senso alle parole, diamo un senso vero, la parolaccia ti fa arrivare un concetto, pam, velocissimo.
E allora io uso questa parolaccia per farvi arrivare qualche concetto, perché siamo così ottenebrati, non riusciamo a capire spread, sigle, banche, spending review, fiscal compact, BCE, VTO. Siamo lì e quando non capisci ti arretri, stai lì e stai a aspettare che lo Stato faccia qualcosa, chiudono le aziende, e la menzogna avvallata da queste televisioni. E il TG1 aprirà stasera il solito Grillo che dice le solite cose a una schiera di fan. Magari poi avranno ripreso la piazza alle 5 del pomeriggio che non c'era nessuno. Fanno così. E questa è la nostra RAI.